non è una cosa che tutti i giorni si possono sentire, questa è una cosa veramente, è un privilegio, ricordatevelo, che ogni volta che io sento vibrare la mia anima, perché pensare che Enrico Caruso davanti a una tromba come questo lascia questa grande musica, questa sua vocalità perfetta, e qui in questo disco è perfetta la vocalità, e che tocca il si bemolle e tiene tutti questi fiato con questa armonizzazione del suono perfetto, diciamo, in tutta la gamma. Questo è il grande Caruso del 1903. Pensate quanto è strada quando arriverà al 16 settembre 1920, che sarà l'ultima incisione, e inciderà Crucifix dalla Petite Messe Solennelle di Rossini. Ecco, signori, non posso farvi ascoltare niente perché non c'è... Allora, questo continua a tornare, io compro le puntine, le posso comprare, forse, si trovano ancora perché lui ce n'ha tante, me le presta, e ve lo facciamo sempre, perché quando si sente con anche l'altro lì, per esempio l'altro grammofono, e devo dire la voce è veramente... altissima rispetto a questo, appunto, come diceva Luciano, è una registrazione da una registrazione, per cui è perfetta ma perde un po' della sua intensità. Bene, continuiamo a vedere il museo, e così vedete anche le posate dello zar.